Buonasera a tutti quanti e bentrovati a questo nostro consueto appuntamento del venerdì sera con Pillole di Cultura. Questa sera siamo insieme al nostro archeologo già presente diverse volte durante queste serate tematiche che trattano gli altopiani prestini, Marco Menichini. Ovviamente abbiamo voluto mettere la sigla dell'associazione dedicata a quello che è il Museo Paleontologico di Serravalle di Chienti, perché oltre ad essere degli operatori lì del museo, dalla prossima settimana finalmente possiamo dire che siamo finalmente riaperti al pubblico. Anche nei weekend, è questione di ore, ci hanno fatto sapere per la firma della riapertura da partire dal 1º di maggio. Quindi vi aspettiamo, insomma. Non vedevamo l'ora, non vedevamo di poter veramente far fruire i beni culturali anche in presenza. Comunque, questa sera tratteremo di quello che c'è nel territorio di Serravalle di Chienti, nel territorio degli altopiani prestini, fra Colfiorito e Serravalle, fra Umbria e Marche, terre di confine, per carità, ma il confine le mette l'uomo, in realtà la natura non li mette questi confini. E do direttamente la parola a Marco e vi ricordo a tutti quanti che potete tranquillamente fare le vostre domande relativamente alla presentazione che Marco vi farà e al termine noi proietteremo tutte le vostre curiosità e cercheremo di soddisfarle in tutti i modi, vero Marco? Benissimo, siamo ormai al terzo appuntamento con me, quindi ormai possiamo definirci dei veterani da questo punto di vista. Concordo. E iniziamo anche quest'oggi con alcune argomentazioni archeologiche. Siamo partiti con una storia generale degli altipiani, e siamo passati poi a quelli che sono due elementi principe dell'altipiano per quanto riguarda il territorio di Serravalle, e oggi affronteremo diciamo quello che è il più grande elemento di antropizzazione che abbiamo poi sugli altipiani, che sono i castellieri. Quindi possiamo iniziare in questo momento. Proveremo a mandare in modo corretto la presentazione questa volta. Vediamo se ci riusciamo. Per il Interrompiamo la momento no. condivisione un secondo. Sì, vai tranquillo, non ti preoccupare. Tanto salutiamo Laura Picchiarelli che giustamente dice finalmente si riparte, perché anche lei dal Parco di Colfiorito e dal Museo Naturalistico non vedevano l'ora di essere riaperti al pubblico. Quindi giù. Bene, quando sei pronto, manda pure la presentazione che. La sto già mandando, quindi mi stai dicendo che non si vede. Non si vede, beh, non c'è niente di meglio, ovviamente, ma succede, non è un problema. Ottimo. Ottimo. Innanzitutto, già Allora. diciamo, possiamo dire che la serata è dedicata appunto a questa tipologia di insediamenti piuttosto antichi, i castellieri per l'appunto, che Sì. ce ne sono diversi nel territorio, ce ne sono. E ovviamente per quello che riguarda gli aspetti storico-archeologici, ne parlerai in maniera approfondita. Io ho avuto mezz'ora adesso di preview di tutta la presentazione. Eccola la presentazione che sta per essere aggiunta. Eccola qui. Vai pure, Marco, non ti rubo altro tempo. Si vede? Sì, Si vai vede? tranquillo. Sì, vai tranquillo, vai. Perfetto, me lo confermi. Sì, Ottimo. la Allora, come ci regia stava conferma. accennando Federico, scusate, abbiamo anche un po' di ritardo tra di noi, quindi se sentite che ci sovrapponiamo, non vi preoccupate. Buonasera al sindaco Emiliano Nardo Sì, come si che ci accennava. saluta. Buonasera anche a Maria Grazia che si è appena connessa, Grazie. Ferruccio Minnozzi. Buonasera a tutti, insomma. Ecco, vai tranquillo. Sì.
Iniziamo con i Castellieri. Intanto è stata scelta un'immagine in particolare per la presentazione, che è il Monte Castellaro, che si trova nel territorio del comune di Foligno, nello specifico vicino ad Annifo, perché è quello che è maggiormente leggibile da vari punti di vista, e quindi si è deciso di prendere questo come immagine della copertina, senza fare diciamo, sgarbo a nessuno in qualche modo per un territorio o per un altro. Ma andiamo subito a noi. Che cosa sono i Castellieri? Allora, i Castellieri non sono altro che delle fortificazioni, che vengono in qualche modo da lontano. Sono delle fortificazioni sono state studiate come, diciamo, prima zona geografica nell'area del Carso, del Friuli Venezia Giulia e dell'Istria. Da questo territorio poi si sono cercati anche in altre parti d'Italia, ma che poi vedremo dopo. Com'è fatto un castelliere? Castelliere può essere di due tipologie, fortificato o a terrapieno. Che cosa vuol dire? Fortificato è un castelliere in cui viene eretto una muratura. Maggior parte sempre a secco, con una struttura che si avvicina un po' per le dimensioni al metro e mezzo, ma anche di dimensioni maggiori. Mentre il terrapieno è una sistemazione molto più semplice, è quello che poi viene definito anche a vallo e ad agere, cioè viene scavato un canale, un enorme canale intorno all'area che si vuole in qualche modo difendere. Il terreno di risulta, quello scavato, non viene disperso, ma viene riportato verso l'interno. In questo modo noi abbiamo da una parte già un canale che in qualche modo difende il castelliere, e il terreno che viene utilizzato va a creare un terrapieno, da cui poi prende il nome anche la tipologia, che si innalza maggiormente e che in questo modo poi ha una funzione a mo' di muro, anche se non è fatto di pietra. Di questa tipologia è quella che poi si osserva più facilmente nel nostro territorio. Qual è il loro periodo cronologico? Il periodo cronologico, i primi castellieri che sono stati studiati sono all'incirca del Medio Bronzo, quindi parliamo del XV secolo avanti Cristo, fino a perdurare fino al III secolo, sempre avanti Cristo, cioè quando bene o male la romanizzazione inizia a prendere piede un po' in tutta Italia, e questo va via, va pian piano scomparendo. Quali sono le caratteristiche principali di chi vive all'interno dei castellieri? Sono Abbiamo problemi tecnici di trasmissione, Marco, non ci è partito totalmente il segnale. Questa sera purtroppo abbiamo questa problematica di connessione. quasi sempre in Ci calcari abbiamo. molto teneri, e erano in una posizione rannicchiata. Mentre poi, durante l'età del ferro, viene abbandonato, almeno per quel territorio, l'inumazione e si passa all'incinerazione. Incinerazione sempre all'interno di fosse terragne, ma all'interno di contenitori in ceramica. E questa è la caratteristica principale dei castellieri del nord. Ora, perché io vi sono partito da sono ho iniziato la storia dei castellieri dall'Istria e dal Marco, Friuli Venezia scusa un Giulia, secondo. perché questo è il primo territorio che stavo. Mi senti? Guarda, è partito un 15 secondi della tua Benissimo. comunicazione.
Quindi se puoi cortesemente ripetere, perché ce lo stanno richiedendo, perché era molto interessante il discorso. Cioè, i commenti che stanno richiedendo quello che hai appena detto. Grazie. Da dove? Da dove all'incirca, fino a dove hai sentito? Da praticamente si è sentito bene finché non hai iniziato a parlare dell'Istria. Ah, ok. Allora, dicevo, nell'Istria, in Friuli Venezia Giulia, nel Carso in generale, i castellieri sono di due tipologie. Sono una tipologia fortificata e quindi con una muratura in pietra che ha anche delle dimensioni, diciamo, di un certo spessore, ragguardevoli, e a terrapieno, che sono quelli poi più vicini e che si ritrovano nel nostro territorio. Quelli a terrapieno come vengono, diciamo, costruiti? Viene scavato un canale, un vallum, il terreno di risulta viene preso e non disperso nel territorio circostante, ma viene riportato verso l'interno. Facendo questa cosa si viene a creare un doppio, diciamo, una doppia difesa dovuta sia al canale sia al terrapieno, che va a creare una sottospecie di muro dove potersi riparare. Cronologicamente parlando, i primi castellieri sono attestati nel nord Italia dal medio bronzo, quindi parliamo dal XV secolo a.C. fino al III secolo a.C., quando poi bene o male inizia a prendere piede la romanizzazione un po' in tutta Italia, e quindi quelli che sono i modi di vivere dell'Italia preromana vanno a modificarsi. Quali sono le caratteristiche che noi riusciamo a riconoscere delle popolazioni che vivevano all'interno di questi castellieri o all'esterno? Noi riusciamo a percepire delle caratteristiche soprattutto dal tipo di inumazione, dal tipo di deposizione funeraria. Durante il periodo dell'età del bronzo si hanno delle inumazioni di tipo rannicchiato, quindi in posizione fetale, all'interno di casse litiche, cioè di casse costruite con materiale, con pietra, calcari teneri soprattutto, e poi queste venivano ricoperte da un tumulo. Durante l'età del ferro questo tipo di diciamo di seppellimento si va a perdere e inizia l'incinerazione. Incinerazione che viene fatta sempre in fossa terranea circolare, a mo' di pozzetto, però le ceneri del defunto vengono messe all'interno di un contenitore in ceramica. Perché io parto, sono partito dal nord Italia? Perché il nord Italia è dove sono state attestate per prime questo tipo di strutture e che ha dato in qualche modo il nome poi a tutti gli altri insediamenti che si sono andati via via scoprendo non solo nel nord Italia ma anche in altre regioni italiane che poi vedremo di qui a poco. Allora, quali sono le tipologie del castelliere? Cioè, qual era la funzione del castelliere che è stata studiata in questi anni? Ne sono stati individuati ben 5 tipi diversi. Il primo è un abitato fortificato con un gruppo di capanne di persone comunque che abitavano all'interno del castelliere. Oppure abbiamo una fortificazione di appoggio, quindi un castelliere di ridotte dimensioni con intorno una serie di abitazioni o un piccolo villaggio. Pure c'erano cose più estemporanee come una fortificazione temporanea o un ricovero per animali. Altre attestazioni per i castellieri sono poi come zone cultuali. Che
vediamo che sono tipologie di castellieri che ritroviamo anche nel territorio triestino. Anzi, andiamo un attimo ad analizzare proprio il territorio triestino. Quali sono di queste tipologie di castellieri che si ritrova diciamo, con frequenza all'interno del nostro territorio? Sono l'abitato fortificato, che l'abbiamo nel suo elemento principale, che è quello di Monte Orbe, fortificazioni d'appoggio, che sono quasi la maggior parte poi dei castellieri che sono leggibili ancora oggi su questo territorio, e le zone culturali. Queste ne conosciamo molto bene due, che sono il Monte Prefoglio nel territorio di Serravalle Chienti e il Monte di Pale, dove anche lì c'è un altro bellissimo santuario nella parte più alta della montagna. Questi poi sono stati sia studiati, individuati e scavati anche di recente, quindi c'è una bella documentazione su questa tipologia di castelliere. Possiamo parlare anche di quella che poi è nata come la cultura del castelliere. La cultura del castelliere riguarda tutte quelle popolazioni che sono definite castricole, cioè quelle che si vanno ad arroccare all'interno di castra, dal termine latino della fortificazione. Vengono individuate, come dicevo prima, soprattutto nella zona dell'Istria, il Carnaro, le Alpi Giulie, ma poi vanno a diffondersi nel resto d'Italia. Si hanno varie idee, sono stati fatti vari studi, molto attestato è questo che ipotizza di un gruppo etnico pre-indoeuropeo che probabilmente viene dal mare e che in qualche modo abbia poi colonizzato le coste del territorio dell'Illiria, quindi parliamo della Croazia, parliamo della Slovenia, eccetera, quindi dell'ex Repubblica Jugoslave, e in qualche modo poi abbia man mano... Scusa Marco, che ti interrompo. Anche... Sì? Un altro buco? C'è una domanda. Per fortificazioni d'appoggio si intendono gli avamposti tipo Cassicchio? Domanda di Laura Picchiarelli. Per fortificazioni di... Sì, ma più che altro è un come Cassicchio ad esempio, visto che è una domanda di Laura, il castelliere di Annifo era di appoggio. Il castellaro era d'appoggio, cioè erano delle strutture più piccole dove poi all'interno, in caso di pericolo, le varie capanne, i vari nuclei familiari che si trovavano intorno potevano andarsi a rifugiare. Quindi ecco, anche Croce di Cassicchio è una struttura d'appoggio, nel senso che non ha un abitato al suo interno, perché ha vicino Monte Orbe, dove c'era l'abitato principale, quindi anzi probabilmente lì non vi era neanche una capanna, ma vi era solamente la parte dell'avvistamento, per intenderci, cioè soltanto la fase del controllo del territorio. Vedremo, poi vi farò vedere anche come era strutturato il controllo del territorio proprio con Monte Orbe, Cassicchio, il monte di Golfiorito, Cervara, come sono strutturati. Spero di essere stato, di essermi spiegato. Allora, andando avanti, e quindi dicevo di ci sono varie associazioni fra queste cultura pre-indoeuropea che proviene dal mare, e poi quello che queste fortificazioni che vanno a nascere sulle coste illiriche. Stavamo parlando proprio poco fa poi con Federico di questo studio che è stato fatto, uno studio generico che è stato fatto
su alcune tombe che ho avuto anche la fortuna di scavarle nel 2006. Su alcune tombe è stato fatto un prelievo sulle ossa lunghe, quindi sui femori, un prelievo del midollo, per vedere da dove potevano essere, quale poteva essere il gene di queste popolazioni, e poi è stato fatto anche un riscontro sulla popolazione ancora, sulla popolazione vivente del territorio. E, come dicevamo con Federico, si sono resi conto che sono comunque popolazioni che provengono dalla zona delle regioni slave. Quindi, in qualche modo, quello che noi rivediamo poi nella cultura del castelliere viene anche ad essere confermato dal DNA. Scusami, Fede? No, non ho detto nulla, tranquillo, tutto a posto. Ah, no, avevo sentito un qualcosa in sottofondo. No, tranquillo. Bene, andiamo oltre. Allora, dove si trovano i castellieri? Allora, i castellieri, oltre che in Friuli Venezia Giulia, si trovano in Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Liguria, cioè in tutto quello che è il nord Italia, ma si ritrovano, ad esempio, in altre regioni leggermente distaccate, come sono Umbria e Marche, in Puglia, e ce ne sono alcune attestazioni anche nella zona della Tuscia. Ma non solo poi qua in Italia, si ritrovano anche nell'Europa centrale, nell'Europa settentrionale e in Provenza. Quindi ci fa capire come questa cultura del castelliere, o comunque questo tipo di fortificazione, si sia via via sviluppato in molte parti d'Europa. Ma veniamo finalmente a noi, al nostro territorio. Quello che ora vi sto inserendo è un disegno, una cartografia che anni or sono la dottoressa Bonomi aveva pubblicato in un suo libro. Lei mette all'interno di questa cartografia una serie di castellieri che, come possiamo vedere, almeno per il nostro territorio è fittissima, e li mette in connessione poi con le vallate del territorio marchigiano, ma soprattutto anche con quello che è la bifauna. Questo perché? Perché è molto importante la bifauna per il mondo dei castellieri e per il mondo italico. È importante per due motivi, perché come poi ci insegna il mondo romano, vi erano due elementi di lettura dei presagi del futuro, in qualche modo. Era il volo degli uccelli e la lettura dell'interiora. Molto bene, Marco, scusami. Mi senti? Sì, benissimo. Mi senti? Perfetto. Allora, la cartina non la vediamo attualmente, forse perché non è andata avanti la presentazione. Comunque c'è un'altra domanda e che ci richiede un riepilogo, praticamente come stai giustamente facendo adesso, di queste aree dove si sono sviluppati per l'appunto i castellieri e quelli che troviamo appunto tra l'Appennino Umbro-Marchigiano, tra Umbria e Marche, su questa terra di confine. Prego, prosegui. Sì. Allora, ritornando un attimo indietro al riepilogo, noi troviamo i castellieri in un territorio molto vasto, nel nord Italia, come dicevo prima, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, ma anche in altri territori distaccati da questo, come sono Umbria, Marche, in alcune aree della Tuscia e in Puglia. Nel resto d'Europa li troviamo nell'Europa centrale, nell'Europa settentrionale e in Provenza. Venendo al nostro territorio, io adesso non so se la cartina si vede in questo momento. Sì, adesso sì, adesso spero sì, vai. Spero che Federico mi dia breve. Benissimo. Questa cartografia, come dicevo prima, è una cartografia redatta dalla dottoressa Bonomi anni or sono.
lei mette in collegamento il posizionamento dei vari costellieri non solo con un elemento difensivo, ma anche con altre situazioni che, diciamo, le varie vallate del mondo, della struttura idrica marchigiana e con l'avifauna. Perché questo? Perché, come ci insegna il mondo romano, la fauna era un Vai, uccello di dimmi. passaggio sia sopra il nostro Tranquillo. territorio, loro leggevano in questo modo, loro leggevano potevano leggere il futuro sia con il volo degli uccelli sia con diciamo, lo sputare l'interiora degli animali e nel mondo italico il volo degli uccelli era la parte principale. Ricordiamo come fu deciso chi doveva essere il fondatore di Roma tra Romolo e Remo, che dovevano si posizionarono su due colli diversi della futura Roma e in base a quanti avvoltoi avrebbero avvistato in un lasso di tempo chi ne avrebbe visti di più sarebbe stato poi il futuro re. In quel caso vinse Romolo, ma è solo diciamo un tramandare in modo romanzato quello che era invece la lettura di un buon auspicio. E quindi ecco il posizionamento dei castiglieri non si basa solo, come dicevo, su una posizione casuale o di difesa, ma anche su questo, cioè sulle passaggio degli uccelli migratori in un tal punto rispetto a un altro. E sappiamo molto bene che il territorio di Golfo Fiorito era ed è diventato un territorio principe per questo, perché grazie anche a quelle zone umide che ci sono, è un punto di stanziamento e di passaggio di alcuni di varie varietà di uccelli su questo territorio. Ma ora torniamo ai castellieri, che è, diciamo, più il mio argomento. Facendo una piccola, stringendo in qualche modo su quello che poi era il territorio dei Plestini, noi possiamo andare a vedere quali sono, con puntatore laser, quali sono alcuni di questi castellieri. Allora, i principali, come dicevo, sono Monteorbe, Croce di Cassicchio. Abbiamo qui Pizzale, abbiamo per Pizzale, scusatemi per chi non è del territorio, sarebbe la parte più alta di Golfiorito. Abbiamo Cervara che si trova proprio di fronte al lago di Golfiorito. Abbiamo il Monte ed una serie di castellieri disposti a controllo del territorio. Abbiamo Monte Trella, abbiamo Monte Birbo nel territorio di Serravalle, abbiamo il castello che si trova sopra Dignano, abbiamo adesso facendo quelli che ho citato poc'anzi, il Castellaro, Croce di Fumiglia, i due castellieri che si trovano di fronte a Castignano, abbiamo quali altri potrei citare in questo momento? Questo è Casette di Cupigliò, no, questo è Montesauro, sì, Casette di Cupigliolo, La Castellina, perché in questa zona qui abbiamo il piano di Vicciano e vediamo un po' quello che è il territorio. Nella parte più esterna, verso, diciamo, territorio Polignano, abbiamo il Monte di Pale. Da quest'altra parte, anche se non segnato perché viene tagliato dalla biometria, abbiamo Monte Prefoglio.
Perché faccio questa precisazione di questi due ultimi castellieri? Questi due ultimi castellieri, come vi dicevo prima, sono stati studiati, scavati e sono stati individuati dei santuari in questi due punti. Ciò è molto importante perché nel momento in cui si va a dare un confine fra un territorio e l'altro, ponendovi un santuario, si vuole dare anche una sacralità a quel confine. Cioè io vi pongo una divinità, una mia divinità, in quel preciso punto che mi deve in qualche modo proteggere e deve scoraggiare dei possibili invasori verso il mio territorio. Quindi non solo una difesa fisica con persone che si trovavano all'interno del castelliere che erano pronte a dare l'allarme poi a tutto il territorio, ma anche una difesa religiosa. E questo è molto ben visibile da questi due castellieri che si vanno ad estendere nelle parti, diciamo, proprio all'esterno di quello che era il territorio dei Plestini. E poi per quanto riguarda una difesa fisica, come vi stavo poc'anzi spiegando, questi castellieri sono tutti in qualche modo in collegamento. Un collegamento visivo l'uno con l'altro. Sì, eccola qua, l'immagine subito dopo è un pochino più ristretta rispetto a quella precedente, però fa vedere come i vari castellieri sono in unione visiva tra di loro. Qui abbiamo per esempio Monte Prefoglio che scorge Monte Orbe e che riesce a mettersi in contatto con Palarne, quindi dall'altra parte. Abbiamo qui Montedrella che è in diretto contatto Marco, con... sì? Marco, mi senti? Non è andata avanti la diapositiva, ma ci abbiamo due domande. Per l'appunto c'è nominato da Andrea Ninassi Palarne, per l'appunto, che ha appena citato. E poi Alessandro Lenuzza che ci chiede, la posizione dei castellieri poteva in qualche modo essere legata alla transumanza? Allora, per quanto riguarda la transumanza, diciamo che sì, perché in realtà una grande via di transumanza è stata da poco studiata, scoperta e studiata, che parte, cioè in realtà Plestia è il punto d'arrivo, la partenza è nella bassa Maremma. Questa via di transumanza attraversa completamente l'Umbria e passa per la zona di Chiusi, passa per tutta la zona dei Martani, fino poi ad arrivare a Plestia. E come io poi, nelle varie guide e giri che facciamo, spiego sempre che fu la transumanza in qualche modo a portare ricchezza a questo territorio, perché con la transumanza venivano fatte pagare delle tasse sugli animali che transitavano e che usufruivano di questi pascoli estivi. E in questo modo l'oligarchia plestina, cioè quel gruppo di nobili dell'area plestina, in qualche modo si andavano ad arricchire, perché erano loro che poi riscuotevano queste tasse. E quindi sì, i castellieri in qualche modo vanno a controllare e a proteggere le mandie transumanti verso l'interno del territorio plestino, perché in questo modo loro si vanno ad assicurare anche quello che è un guadagno. Spero di essere stato abbastanza semplice nella spiegazione, di non essere andato troppo... Penso proprio di sì. Vai tranquillo, prosegui tranquillamente. Adesso la cartina è quella nuova. Si vede? Ok. Sì, sì. Si vede la scritta in grande Chienti? Sì, sì, vai. Ottimo. Tranquillo. Allora dici come... Chienti,
Il fiume che riprendendo un po' il discorso di questa serie di castellieri, qui vediamo non solo i castellieri che si trovano nel territorio palestino, ma anche quelli che si trovano nel territorio camerte, e di come questi vengono disposti intorno alla città di Camerino in modo di difesa, vediamo anche come Camerino venga ad essere in qualche modo unita da un punto di vista proprio visivo, prima di tutto col Monte Prefoglio e poi da qui a Monte Orbe, proprio per far capire come questi territori si sembrano distaccati l'uno dall'altro, ma in realtà semplicemente loro si riuscirono a vedere l'un con l'altro anche a distanza di molti chilometri. Ancora oggi, quando facciamo i giri con Federico per la montagna, scorgendo da Monte Orbe o anche quando siamo stati sul Monte Trella, ci siamo un po' divertiti a vedere quali erano le montagne che si riuscivano a vedere, e da queste alture uno capisce poi qual era il collegamento visivo che si aveva da una parte e l'altra di tutto il territorio, riuscendo a scorgere anche aree molto, molto lontane rispetto a dove siamo noi. E quindi, tornando un po' sul ristretto, andiamo a vedere come qui l'area di Golfiorito aveva questi 4-5 castellieri raggruppati, diciamo più vicini a Monte Orbe, che è il castelliere più grande del territorio, proprio per andare a difendere un passaggio principale, che era questo, che dalla vallata del Chienti poi si doveva ridirigere e discendere verso la vallata del Topino, da un lato, mentre dall'altro, con il castelliere di Montretrella, si andava a difendere quella che poi è stata chiamata la Via della Spina e che collegava quest'area qua con la zona di Spoleto. Ma dal punto di vista dei collegamenti, Plessia e il suo territorio era diciamo strutturata molto bene, perché si trovava su una specie di crocevia. Infatti, oltre ad essere collegata con le due vie che stavo poc'anzi raccontando, aveva un rapporto diretto con il territorio dei Nocerini tramite la Val Vaccagna, quindi tutta la vallata che da Golfiorito porta verso Annifo e poi ridiscende fino alle sorgenti del Topino, ma era collegata anche tramite la Val Sant'Angelo con un altro territorio che poi in epoca romana sarà molto strutturato, che è Pieve Dorina. Quindi vediamo come tutto questo territorio era collegato grazie a queste enormi vallate che riuscivano in qualche modo a mettere in comunicazione in modo agevole territori importanti. Vediamo se poi riusciamo ad andare avanti. Sì, eccoci qua. Spero che questa immagine si veda adesso. E ancora no. Federico, dammi una conferma. E ancora no, c'è qualche secondo di differita. Forse. Sì, sì, c'è un leggerissimo ritardo. Prima o poi arriva. Vediamo ancora quella. Bene, intanto inizio la conversazione. Allora. Eccola, vai tranquillo. Ok, questa è un'immagine abbastanza, come dire, che chi passa per il territorio di Golfiorito conosce molto bene, che è uno dei castellieri che si riconoscono subito e che Laura prima mi ha chiesto. Questa è Croce di Casticchio, che è uno dei castellieri che si ritrovano proprio prospicenti il lago di Golfiorito. È molto ben leggibile, perché ancora oggi vediamo questi netti salti di quota, come potete vedere poi dal puntatore, che fanno capire qual era la struttura del vallum, cioè questo scavo all'interno, questo scavo del terreno con il riporto poi del terreno nella parte interna.
In questo caso somigliano molto a dei terrazzamenti, ma come abbiamo visto prima per il castelliere di il Castellaro, hanno proprio un andamento circolare. Ora, guardiamo un attimo i castellieri. I castellieri, quelli più piccoli, quelli di appoggio, come prima abbiamo precisato, nel nostro territorio sono di tre tipologie principali. Sono di forma perfettamente circolare, come ad esempio il castelliere di Monte San Salvatore, sopra, al di sopra di Verchiano, oppure sono di forma ovoidale, come per esempio quello di Monte Birbo, o sono di forma triangolare, come è riconoscibile il Monte Trella, o come anche per esempio questo di Croce di Casticchio, oppure sono subcircolari, comunque hanno una forma che è una via di mezzo tra l'ovoidale e il circolare, come per esempio quello di Monte Sauro. Ora volevo parlarvi un attimo del castelliere principale del territorio di Golfiorito, che è quello di Monte Orto. Che cosa ha di particolare il castelliere di Monte Orto? Come vi spiegavo prima, come vi ho accennato prima, il castelliere di Monte Orve è un castelliere, non è un castelliere di appoggio, ma è un castelliere con una città fortificata. Quello che noi riusciamo a leggere meglio oggi non è altro che la parte più alta di questo castelliere, è l'arce, cioè tutta l'area sacra, che ancora oggi, se chi vorrà fare l'ascesa su al monte, riuscirà a riconoscere una serie di strutture murarie rettangolari con una parte più ristretta che si va ad ergere come una specie di torre, chiamiamola così, che va ad essere la parte più alta del castelliere e che fu utilizzata dal genio militare per porci poi, certamente, perché non utilizzarla, un chiodo altimetrico che è stato poi riportato su tutte le IGM, quindi diventato il castelliere di Monte Orve è anche un punto geografico molto importante. E intorno alla parte più alta, quindi la parte principale del castelliere, poi si andava a sviluppare l'abitato. E nella parte più esterna, anche se oggi non è leggibile da fuori, ma è leggibile ancora dalle fotografie aeree, si riconosce una cinta muraria strutturata, un'opera poligonale, in grandi blocchi di pietra, che è lunga circa 1,2 km, che solo se uno si va ad avventurare in qualche modo all'interno della boscaglia che la va a coprire riesce a ritrovarla, altrimenti non è visibile dall'esterno. Questo perché negli ultimi 60-70 anni c'è stata costruita proprio sopra una strada che serviva d'accesso poi al ripetitore della RAI e delle varie dei canali privati, quindi di Mediaset, che ad oggi poi è andata in disuso. E qui ancora oggi, se si va a passare in questo territorio, possiamo vedere dal terreno che fuoriescono laterizi e anche altre piccole cose, altri piccoli oggetti, ma adesso non voglio incuriosire troppo la gente che dopo ci manca a cercare, però no, okay. È ancora oggi un territorio che andrebbe molto, avrebbe molto da dire, anche perché per esempio si potrebbe approntare una tipologia di scavo per capire come erano strutturate le case in cui abitavano i Plestini tra il VI e il IV secolo avanti Cristo, ad esempio. Però andiamo avanti con i nostri discorsi.
solo per allungare il più possibile verso territori che sono conosciuti, ma che si trovano diciamo un po' al di fuori del territorio del territorio battuti da noi, abbiamo si può riconoscere un castelliere molto bene sia dalle foto aeree che dalle DTM, quindi dai modelli digitali del terreno, che è quello di Monte Civitella presso Femadre, nel territorio di Visso, in cui si riesce a scorgere ancora come il territorio sia stato modificato dall'uomo con queste varie strutture anulari. Ma io adesso abbandonerei un attimo la presentazione, se riesco anche a farlo, spero di sì, per subentrare a qualcos'altro diciamo di più divertente, con una lettura dall'alto di tanti ormai sono veramente tanti quelli che ci possono dare delle fotografie aeree del territorio, ma quello che diciamo è stato tra i primi e il più famoso è Google Earth. Quindi adesso volevo fare questo gioco per andare a farvi vedere quali erano poi i castellieri e come si riconoscono. Partiamo da Golfierito, in qualche modo. Allora, andiamo subito a vedere. Quando vuoi condividi pure l'applicazione. Ah, quindi non si sta vedendo in questo momento, mi vedo solo sì, io, sì, quanto pare. Eccola, sta caricando. Ah, perfetto. Benissimo. Andiamo a vedere Monte Orve. Questa è l'arce che vi spiegavo poc'anzi, e qua sotto, proprio al di sotto della strada che vi dicevo, si va a sviluppare quel circuito murario lungo circa 1,2 km. Ora ci spostiamo, andiamo a Croce di Cassicchio, e per farvi notare un po' come si legge il terreno, potete notare queste fasce più scure che non sono altro che questo scavo effettuato per creare un vallum. Da qui possiamo spostarci verso Cervara, che in qualche modo insieme a Croce di Cassicchio vanno a chiudere la via verso Foligno, e qui abbiamo la parte più alta di Golfierito, che viene denominata Pizzale, con un altro castelliere e il monte. Andiamo a vederne un altro molto leggibile, che è Monte Trella, dove se voi seguite qui il cursore a forma di mano potete riconoscere in qualche modo questa antropizzazione dell'uomo, questo scavo che è stato fatto. Come potete vedere, si va a dipanare su tutto diciamo la parte apicale della montagna. Andiamo a vedere Monte Birbo, che in questo momento mi sta sfuggendo perché è posizionato. Allora, che poc'anzi avevamo visto, eccolo qua, Monte Birbo, anche questo è riconoscibilissimo nel suo andamento circolare. Andiamo a vedere un altro castelliere, come dicevo, quello di Monte San Salvatore, di sopra di Verchiano. Anche questo, ancora oggi, nonostante la struttura che vi sia stata costruita sopra, riconoscibile,
nello scavo che è stato fatto, ma possiamo poi anche dirigersi verso altri territori meno battuti. Ecco, vediamo così velocemente dall'alto quello che, di cui vi parlavo prima, Monte il Castellaro, come è leggibilissimo, con questo che è il Vallum, terreno riportato verso l'interno a fare l'Agere. Probabilmente ci sono due fasi diverse di questo castelliere, perché qui a fianco se ne nota, almeno da quello che è la suddivisione agraria, un'altra forma circolare, è stato abbandonato, non sappiamo bene, queste sono naturalmente mie ipotesi in questo momento. Notare due strutture vicine di questo tipo fa pensare a due fasi dello stesso territorio, due fasi diverse dello stesso territorio. Abbiamo il castelliere qui di Croce di Fumiglia, dove per intenderci si trova lì vicino la pala eolica. Abbiamo qui sopra Valmarina, quindi ci troviamo verso Castignano, questo castelliere che sta iniziando a scomparire, perché chi lavora il terreno si sta, diciamo, sta facendo sparire il vallum che si aveva, mentre qua ancora si conserva. Ma se uno va a guardare poi la difformità cromatica che vi è tra la parte più alta e quella più bassa, si nota un terreno, comunque una vegetazione più scura, che per gli archeologi non è altro che un marker indicativo di un terreno più basso, diciamo così, di una zona che si è in qualche modo stata colmata di terreno e quindi ha avuto uno scavo. Abbiamo anche questo, sempre sopra Castignano, sul quale poi è stata allungata questa curva della strada odierna, e vediamo qui ancora un vallum del castelliere, e possiamo addirittura allontanarci da quello che è il territorio plestino, possiamo arrivare addirittura all'interno del territorio dei Nocerini, possiamo vedere ad esempio questi, per esempio, non sono ancora segnalati, quindi vi sto dando io, cioè questo almeno non è ancora segnalato. Ci troviamo, per chi conosce la zona, al di sopra di Monte Alago, siamo proprio al confine tra il territorio umbro marchigiano. Questo castelliere viene tagliato, si nota come anche qui vi siano una serie di circoli intorno alla parte apicale della montagna che sono scavati, e quindi hanno un andamento cromatico più scuro. Ecco, qui si legge ancora meglio in questo senso. Un altro castelliere in questo territorio, ad esempio, giusto per rimanere all'interno del conosciuto, quello che per me è più familiare, è ad esempio quello che viene chiamato il Monte di Grillo, e che anche qui in questo caso si può riconoscere una serie di un'antropizzazione forte della parte apicale della collina, che fanno pensare alla presenza di un castelliere. Il Monte di Grillo si trova nel territorio di Nocera Umbra, solo per essere preciso. Ecco, quindi questo era un po' la situazione per farvi vedere, per andare e ritornare un attimo verso il territorio marchigiano. Ad esempio, possiamo osservare qui al di sopra dell'altipiano del Cassone, questo addirittura è osservabile dalla strada, per chi passa, quando si trova di fronte alla cassa cantoniera, che ormai è distrutta, di ruta, si può osservare anche in questo caso una forte antropizzazione
con, sia da un punto di vista proprio visivo, con un abbassamento del terreno, sia da un punto di vista cromatico, perché si notano questi terreni più scuri, che sono, come dicevo prima, indicativi di uno scavo che poi è stato colmato di terra. Molto molto interessante sono anche nel territorio di Muccia, se non mi ricordo male, Costa Fiore, Muccia, sto sempre andando alla ricerca di questo territorio, Muccia, in località Col di Giove, se non ricordo male, ve ne era un altro, ecco. Quello qua, tra Costa Fiore e Col di Giove, ve n'è un altro che anche in questo caso è molto conoscibile, sia perché le strade attuali, comunque le strade vicinali che circolano sulla montagna, vanno in qualche modo a costeggiare quello che era il Vallum, sia perché si nota ancora oggi la parte centrale molto più scura rispetto a quelle circostanti. Quindi ecco, questo è un piccolo esercizio che ognuno di noi può fare o, per curiosità o di letto. Poi su questo, sul territorio di Costa Fiore e la sua toponomastica, magari torneremo altre volte, anzi su tutta la toponomastica del territorio di Colfiuto si potrebbe tornare un'altra volta, perché anche quella è molto molto interessante ed è indicativa di alcune cose. Quindi molto ora, bene. Dopo aver parlato per quasi un'ora, come al solito, lungo sì. Troppo, stacco la mia comunicazione. E ci abbiamo le domande, ovviamente. Ci abbiamo. E torno. Esatto, vediamo. Allora, Burella, altro castelliere, ci dice Laura Picchiarelli. Sì. Sì, era una domanda o un'affermazione? Penso di un'affermazione. Penso di sì. Come anche questa, Plestia in posizione strategica e centrale, appunto. Ecco, più che strategica, stava là in mezzo per l'appunto. Poi dopo fammi scorrere perché parecchie domande le abbiamo praticamente già risposte durante la presentazione. C'è Laura Giuc, Luisa Giucca che ci ringrazia per la diretta, per l'appunto. Alessandro Lenuzza ti ringrazia per la risposta precedente alla domanda che aveva fatto sulla transumanza rispetto alla posizione dei castellieri. Dopodiché abbiamo avuto Laura Picchiarelli che appunto ha chiesto per fortificazioni d'appoggio si intendono gli avamposti tipo Cassicchio, dopo hai fatto giustamente vedere anche la foto, salutiamo anche Gianni Fedeli che si è connesso praticamente alla diretta o come tanti altri che qui vediamo e vedo sui commenti, ovviamente, perché ce ne sono tanti, effettivamente. Allora, bene, non ci sono però altre domande per il momento. E quindi, come giustamente qualcuno qui esclama, come sempre, chiaro e preparato. Quindi, uno dei motivi per cui effettivamente ci sono poche richieste. Grazie. Aspetta che ne è arrivata una dall'Appennino Tosco-Reggiano-Modenese e qui ti voglio, da Paolo Balocchi, che saluto tra l'altro, Modenese. In Appennino Tosco-Reggiano-Modenese si possono rinvenire dei castellieri? Per quanto ne so, sì, nel senso che in Emilia-Romagna sono stati trovati dei castellieri, non so se proprio di preciso nell'Appennino Reggiano Modenese, però sì, sono stati trovati. Quindi probabilmente nel territorio. Veramente è una questione morfologica per cui si vedono di meno rispetto
alle praterie sommitali nostre, che quasi prive di vegetazione aiutano anche l'assenza della vegetazione, aiuta a leggere meglio le morfologie in alcuni casi. E cioè, dopodiché, c'è da dire che i castellieri solo nel nostro caso sono di altura, perché nell'area friulana se ne sono rinvenuti anche in pianura. Sono più rari, ma sono stati rinvenuti anche in pianura. Cioè, abbiamo anche un ringraziamento da parte di Michela Pellegrini, che salutiamo. E bene, se non ci sono altre domande, non posso che ringraziarti a nome dell'associazione per questa interessantissima chiacchierata su quello che sono una delle emergenze che si vede più chiaramente sugli altopiani palestini. E non posso che darvi appuntamento a venerdì prossimo, dove faremo come al solito il nostro solito balzo dall'Appennino al Monte Peia, che, come qualcuno dice, Monte Peia rispetto alle quote che abbiamo praticamente su in Appennino, Monte Peia con i suoi 837 metri, diciamo che è decisamente un'altra tipologia di territorio, di paesaggio e quant'altro. Comunque passeremo una serata in quel del Monte Peia venerdì prossimo. Salutiamo anche Alessandra Nocchi, Alessandro Rossetti dal Parco dei Monti Sibillini. Ciao Alessandro, conosciuto quest'estate così per caso su Monte Bove Sud, proprio chi sai com'è, ti incontri sulle montagne, giustamente. E Paolo Balocchi ti ringrazia per la tua risposta alla sua domanda. E bene, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, anche perché sono le 22:33, neanche a farla apposta multipli di 11, e salutiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento con le prossime pillole. Grazie Marco. Grazie a te, Federico.